Pronto, sì, chi è? Il signor Apollo? Ah, ecco, il signor Apollo che è ormai aggredito anche la nostra provincia, Solleone, c'è gente anche in costume per il corso Vittorio Emanuele di Avellino. Ovviamente chiediamo al nostro caro Meteo Pep se questo Apollo farà danni o no ad Avellino. Apollo per il momento non farà danni, porterà molto caldo al centro-sud e temperature intorno ai 29-30 gradi. I venti soffriranno, i venti deboli, però sono di scirocco proveniente dall'Africa. Ma lei che è esperto in materia, come mai si chiama Apollo? È Apollo perché vanno dati tutti i nomi, cioè Apollo, diciamo tutti i nomi a tutti questi, cioè bassa pressione, alta pressione. Quindi questo qua è un caldo, diciamo, un caldo anormale fuori stagione. Quindi insomma, signori, potete tranquillamente andare al mare in costume, prendere il sole, no? Sì, abbronzarvi. Sì. Abbronzarvi, mettere in costume e fare i bagni. Magari anche nella fontana, Piazza Libertà, preghiamo Cristian di inquadrare lo zampillone della nostra fontana, insomma, chissà che qualcuno possa tuffarsi. Sì, magari. Sì, possa tuffarsi e farsi un bagno. Per stare un po' più quelle, fresco, sì, per stare più freddo. Lei non ci ha mai pensato. Però, quindi oggi, riguardando la previsione, avremo il cielo, avremo tutta l'Italia, tutta serena. Sì, e ovviamente buone, noi salutiamo tutti i fans, caro Meteo. Sì, dopo le previsioni allora, li chiedo scusa per essermi infilato. Sì. Quindi oggi per tutta l'Italia la giornata sarà splendida, soleggiata, farsi i bagni, fare bucata, perché ieri mi hanno chiamato tanta gente e mi hanno chiesto di uscire per televisione, non mi vedono più. Purtroppo sto lavorando, in prossima settimana che viene io sarò in televisione a chiacchierare il caffè, va promesso, bene? Tra l'altro abbronzatissimo, in forma strepitosa il nostro Meteo Pep, non so su quali solotto lei è andato a farsi baciare da sole. Io bene, mi sono baciare da sole perché ho lavorato un po' sotto il sole. Allora a questo punto 3, 2, 1 vai. Sotto il sole di riccione sotto il sole di riccione. E ovviamente no. Lì nello studio.